praticamente noi abbiamo un lavoratore che guadagna circa... Guadagna 1600 euro al mese? E con 1600 euro non riesce? Non si riesce a trovare una casa in affitto a Bologna. Ha dei bambini, per un proprietario ha già il paradosso del dire dovrò sfrattarli un giorno, quindi non mi fido oggi di affittarla loro, preferisco affittarla a studenti. Ha un'altra questione delle garanzie che vengono chieste. La stragrande maggioranza dei nostri utenti è fatta di persone che fino a un anno fa, sei mesi fa, una casa ce l'aveva, un tetto sulla testa ce l'aveva. Poi sono diventati poveri perché è fallita l'azienda, perché ha perso il posto di lavoro, per una separazione, un divorzio, per insomma, tante situazioni che li hanno portati verso la povertà, verso la strada. Ma una casa ce l'avevano e se fossero stati aiutati allora, oggi non sarebbero in strada. Siamo alla Bolognina, qui questa è via Zampieri, qui è un blocco di alloggi ERP che come potete vedere sono murati. Questi qui sono chiusi da alcuni anni, è una situazione che ha dell'incredibile in una città come Bologna dove l'emergenza abitativa ormai ha carattere strutturale. Questo è uno stabile di proprietà ASP che era disabitato da tempo e che è stato per l'appunto occupato da 33 nuclei familiari con relativi minori. Da quanto tempo stai occupando questa casa? Da un mese, cioè quasi, due settimane, una settimana così. Occupare ovviamente è illegale? Sì, lo so che è illegale, ma purtroppo ero in mezzo alla strada con i tre figli, alla fine sono stata obbligata a occupare. Ad oggi quanto guadagni con il tuo stipendio? Ti potresti permettere una casa? Arrivo a 1100. Quindi tu con 1100 non riesci? Non ci riesco. Al momento avresti anche un punteggio per poterli ottenere? 21 punti, sì. 21 punti sì. Per ottenere una casa popolare, ma ti hanno risposto? Ma non ci sono le case. Gente che guadagna 1.600, 1.700 euro al mese, con bambini e figli che si sono ritrovati sfrattati per finita locazione, quindi immobili che avevano magari 4 più 4 dalle solite locazioni e dovrebbero rientrare nel mondo dell'affitto e non trovano casa. Quindi queste sono le situazioni paradossali in cui ci stiamo ritrovando e persone che mai hanno avuto a che fare con l'assistenza, con l'assistente sociale, quindi non sono mai state un peso anche economico sulla collettività, si ritrovano oggi a fare accesso ai servizi sociali e i servizi sociali non hanno risposte per queste famiglie. Siamo molto preoccupati perché il governo ha tagliato completamente i fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole. Quanto riceve la regione Emilia-Romagna da quei fondi ogni anno? L'anno scorso ha ricevuto 35 milioni di euro. Che non sono neanche una grande cifra. No. Grazie al fondo per l'affitto noi abbiamo aiutato migliaia di famiglie, in tutta l'Emilia Romagna a pagare un affitto. Questo significa che quelle famiglie ora hanno ancora una casa, che non sono state sfrattate, che non finiranno in strada, che non ingrosseranno le file purtroppo dei nostri utenti.